Sono passati pochi giorni dal perdono di Assisi e se noi avessimo il coraggio, la grazia di riuscire a fare silenzio fuori e dentro di noi, stando vicino alla Porziuncola, noi riusciremmo ancora a sentire Francesco di Assisi che più di 800 anni fa continuamente annunciava con la gioia che è propria dei santi: vi voglio mandare tutti in paradiso, tutti in paradiso. E quando Francesco ottenne questo dono immenso dalla Chiesa, dal Papa, il Papa, proponendogli un documento, lui disse: no, a me basta la carta bianca della Vergine Maria. Come notaio Gesù Cristo, come testimoni gli angeli. Allora chi come Francesco forse ha conosciuto la Vergine Maria, ha conosciuto qui alla Porziuncola Maria assunta in cielo e ha il desiderio profondo di consegnare a noi la bellezza di questa donna come una carta bianca. Che bella immagine della Vergine Maria, Vergine, una carta bianca, immacolata, sulla quale poter scrivere una parola: misericordia, perdono per tutti. Per questo noi la preghiamo, la Vergine Maria, come madre di misericordia. Lei conosce la via al cielo, lei conosce il bisogno profondo di non fare alleanza con il male. Per questo la preghiamo, madre di misericordia, porta al cielo. Maria assunta in cielo è tale perché è grande la sua maternità. Lo abbiamo cantato, lo abbiamo ascoltato nei padri della Chiesa, in Germano di Costantinopoli, in Andrea di Creta. Tutti quanti ci ricordano una cosa: Maria è assunta in cielo perché grande è stata la sua maternità. E la maternità di Maria è grande perché? Perché ci sono due grembi in lei. C'è il grembo dell'annunciazione e il grembo della deposizione. La deposizione dalla croce. Due grembi che generano questo figlio, questo eterno figlio del Padre, che generano misericordia incontrabile, incontrabile oggi attraverso la sua Pasqua, la Pasqua del Figlio. La Vergine Maria è assunta in cielo e tutti la riconoscono Madre Divina. Perché? Perché da quel grembo dove tutto e tutti noi ritorneremo, da quel grembo di deposizione, da quella morte, da quella tomba, il Figlio benedetto suo ha aperto la strada. Con la Pasqua del Figlio, la Vergine Maria è la prima a percorrere questa strada di ritorno, di comunione profonda, e noi dietro a lei possiamo essere assunti. Perché? Perché attirati come una calamita, no, è troppo poco, attirati dal cielo, attirati dalla bellezza di stare con il Padre. Lei è madre perché ci ha portato il Figlio.
Noi siamo assunti con lei perché il Figlio è sceso in basso, è sceso e si è fatto piccolissimo per recuperare ciascuno di noi. E dentro questa bellezza noi guardiamo in alto. Ecco perché la Chiesa è innamorata della Vergine Maria. La Chiesa è innamorata della Vergine Maria perché in lei comprende se stessa. Nella Vergine Maria la Chiesa si può comprendere e soprattutto trova il cuore della propria missione. E il cuore della missione della Chiesa, il cuore della missione di ogni cristiano è generare figli, figlie alla vita in Cristo. Che meraviglia! Allora la Vergine Maria questa sera, attraverso quello che abbiamo ascoltato, cantato, chiediamo tre regali. Portali via dalla Porziuncola, chiedi l'aiuto a San Francesco, ma soprattutto lei che è madre non te li negherà. Il primo è la disponibilità ad essere questa carta bianca sulla quale Dio vuole scrivere la storia di salvezza, la disponibilità a camminare con fiducia dietro al Figlio, dal grembo dell'Annunciazione al grembo della deposizione. Maria ha sempre seguito il Figlio e lo seguirà verso il cielo. Chiedi la disponibilità ad avere il ritmo della fiducia, chiedi di essere questa carta bianca disponibile. E qual è il ritmo della fiducia che ci insegna Maria, la Vergine bellissima? Il ritmo della fiducia è fare un passo indietro per lasciare che Dio faccia un passo avanti, tornare al nostro posto, tornare al nostro posto e lasciare che il nostro io ingombrante, a volte capriccioso, torni al suo posto per lasciare davanti al nostro cammino il Figlio Gesù benedetto. La Vergine Maria ha sempre fatto questo, è stata spazio accogliente. Il secondo dono da chiedere questa sera alla Vergine Maria, insieme alla forza di Francesco, di Chiara qui, è la fiducia nella speranza, nella speranza. Dante Alighieri diceva: sede fontana vivace di speranza. E nella Salve Regina la chiamiamo vita, dolcezza, speranza nostra. Lo specifico del cristianesimo, lo specifico nostro del cristianesimo è la speranza della risurrezione. La certezza che la morte non ha l'ultima parola. La morte, ogni morte, ogni fallimento, ogni conseguenza della morte non ha l'ultima parola. Allora, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti, dice Paolo. La strada era chiusa, ma è stata riaperta dal Figlio. E dietro al Figlio, dietro alla Pasqua del Figlio, la Pasqua di Maria, bellissima. E dietro di noi, dietro di lei, tutti noi. Perché? Perché, come dice la Spe Salvi, il cielo non è vuoto. Allora la speranza del cristiano è che la vita ha trionfato sulla morte. Non te lo scordare mai, fratello e sorella. La vita ha vinto in quel duello meraviglioso della Pasqua del Figlio. E Maria questa sera, nella festa delle feste, nella sua Pasqua, ce lo ricorda. E quando c'è la parola di una madre, la madre non inganna mai i propri figli. Parola di madre, speranza certa, la risurrezione. E il cielo non è vuoto. Alza gli occhi al cielo. Non continuare a guardare solo la terra.
non fermarti ai piedi, anche quando, come dice la liturgia, come dice il profeta Isaia, sono stanchi i miei occhi di guardare in alto, chiedi alla Vergine Maria la grazia di alzare lo sguardo, perché il cielo è abitato dal Figlio, perché nel cielo c'è il Padre, perché nel cielo c'è la Vergine Maria. Il cielo non è vuoto. E l'ultimo dono che chiediamo alla Vergine Maria è tutte le volte che pregherai il Padre nostro, come in cielo, così in terra. Quante volte scivoliamo via, veloci, come in cielo, così in terra. Quale amore c'è in cielo? Come si ama in cielo? Il Figlio Gesù benedetto, la Vergine Maria ce l'hanno mostrato. Come si ama in cielo? È scritto tutto nel Vangelo. Nel Vangelo. Nel Vangelo ci sono molti come. Questo avverbio è totalmente manifestato nel Figlio e nella Vergine Maria. Come in cielo, così in terra. Come si ama in cielo, tu lo puoi imparare dal Figlio Gesù benedetto, dalla Vergine Maria. E ricordalo, tutto ciò che qui in terra è fatto nell'amore non muore più. Tutto quello che è fatto, tutto quello che è compiuto nell'amore di Cristo, nell'amore pasquale del Figlio benedetto, tutto ciò che è fatto qui sulla terra nel suo amore non muore più, è eterno. È la Vergine assunta in cielo. Quest'oggi, ancora una volta, ce lo ha regalato. Portalo a casa. Portalo a casa, perché la strada è aperta. La strada è aperta per il cielo. E con Francesco, con Chiara, con la Vergine Maria, ritorna in quella quotidianità con questi doni e dà gloria a Dio, amando come si ama in cielo. Amen.